Ben ritrovati a questo nuovo tutorial. Allora, oggi voglio presentarvi una canzone che secondo me avrete ascoltato almeno un miliardo di volte. Just My Imagination. Conoscete, vero? Just My Imagination. Just My Imagination. Vabbè, lasciamo stare. Partiamo dal film introduttivo. Allora, una combinazione tra ottavi e sedicesimi. Sul primo quarto abbiamo primo ottavo di cassa e crash, poi ultimi due sedicesimi di rullante. Stessa figura ma girata al contrario sul secondo quarto. Quindi partiamo dai due colpi di rullante e subito sul secondo ottavo abbiamo cassa e crash. Terzo quarto riprendiamo la figura iniziale, però spostiamo gli ultimi due sedicesimi sul primo tom. Sull'ultimo quarto, quattro sedicesimi li dividiamo. I primi due sul secondo tom e gli altri due sul timpano. Ok, guardiamo il film per intero e vediamo che cosa salta fuori. Figo, no? Beh, questo film lo troverete, non so, 400-500 volte nella stessa canzone, quindi è proprio un marchio di fabbrica di questo brano qui. Ok, analizziamo la strofa. Charleston in ottavi, sul primo quarto cassa singola, mentre sul 3 abbiamo due ottavi di cassa. Per quanto riguarda il rullante, abbiamo sul 2 un ottavo puntato e poi l'ultimo sedicesimo. E poi un colpo semplice sul 4. Ok, bene o male anche questo groove lo troviamo in tutta la canzone, magari troviamo anche qualche acciaccatura, potete inserirgli qualche ghost note, qualche apertura del Charleston sull'ultimo ottavo di Charleston, appunto. Insomma, qua potete sbizzarrirvi. Quindi queste semplici due parti che fanno questa canzone. Qualche feel che potete personalizzare alla fine di ogni giro, ma per il resto è tutto molto semplice. Proviamo queste due semplici parti a metronomo, 100 bpm, vediamo che cosa salta fuori. Queste due semplici parti per un brano che vi farà divertire sicuramente. Non mi resta, come sempre, augurarvi un buon groove. A prestissimo, ciao ragazzi!